Il derby della 26esima giornata tra Chieti e Pineto termina a reti bianche dopo il primo tempo che non conosce emozioni nella ripresa. A vincere è solo l'agonismo, un punto guadagnato in classifica per ambedue le formazioni. Calcio d'inizio per i neroverdi, il match incomincia con un'azione insistita dei biancazzurri. Minicoeri prova a concludere, la difesa riesce ad allontanare tra le proteste ospiti per un possibile tocco di mani. I teatini si affacciano alla mezz'ora su palla recuperata di Prisco Pennella. Rossi in corna, ma Mercorelli blocca senza patemi. La partita, come tutti i derby, è contratta e povera di emozioni. A due giri di lancette dal termine, il Pineto a un passo dal vantaggio. Minicleri vuole emulare il gol contro il Monte Giorgio, super risposta di Serra e tapin vincente di Giambè, tutto reso vano dalla bandierina alzata di Gentile di Isernia. Nella ripresa la partita vede subito il Chieti provarci, Spinelli su invito trova i guantoni di Mercorelli a respingere la bordata, un giro di lancette dopo è Rossi a provarci, l'estremo biancazzurro respinge con la difesa pinetese che riesce a sbrogliare tra qualche protesta locale. Il Pineto ci prova su contropiede, Giambè salta Serra ma non riesce a concludere. Nell'impatto il portiere di casa rimane contuso a terra, al 70esimo ci riprova l'11 di Chienese, Di Renzo sale in cielo, palla fuori di un nulla, il match corre sempre sui binari dell'equilibrio con nessuna delle due formazioni che riesce ad avere il guizzo vincente. I 22 in campo provano a superarsi come possono, azione insistita del Chieti, Ceccacci rimane a terra nell'impatto con un avversario, sul proseguo dell'azione Foglia stoppa Cesario che cade a terra tra le proteste teatine, non succede più nulla, Chieti e Pineto non si fanno male pareggiando per 0-0.